Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, come già avuto modo di dire nelle precedenti omelie, questa domenica è la festa della parola di Dio sotto due punti di vista, sia come festa liturgica, penso che lo sappiate, sia anche come protagonista della liturgia, appunto, della parola di questa terza domenica del tempo ordinario dell'anno C. Rifaccio un piccolo riassunto, già fatto peraltro nell'omelia precedente, per mostrare come le letture ci presentano varie sfaccettature del grande mistero della parola di Dio, con la P maiuscola, quindi che è qualche cosa di veramente grande. La prima lettura ci presenta la grande festa, potremmo dirlo, della parola di Dio. Dicevo ieri, ecco, con un'omelia un po' colorita, cioè gli israeliti sono stati 6 ore di seguito, cioè, se riprendete il libretto, ad ascoltare le prediche. Quindi lettura della parola e spiegazione, lettura della parola e spiegazione. Qualcuno di voi è mai stato 6 ore di seguito ad ascoltare una predica con le spiegazioni? Ieri ironizzavo un po', che mi si perdoni, perché da parroco ogni tanto bisogna tollerare queste divagazioni un po' ironiche. Dicevo che generalmente i fedeli, tranne voi che siete bravi, quindi stanno a messa con l'orologio, nel senso che se la predica dura più di un certo, si comincia uno a agitare un po', e la stessa cosa vale per la durata della messa, no? Quindi la grande gioia dello scoprire che Dio ci parla, questi veramente fanno la festa. Il Salmo responsoriale focalizza l'attenzione su un aspetto della parola di Dio, la parola di Dio che si manifesta a noi come legge, cioè come aiuto a distinguere il bene dal male. Come facciamo noi a distinguere il bene dal male? L'importanza della formazione della nostra coscienza. Chi è il punto di riferimento? Chi è? La televisione? I talk show? Chi sono? I politici? Chi è che ci insegna il bene e il male? Chi sono? La parola di Dio ci insegna: questo è il cammino della vita e questo è il cammino della morte. Scegli, però sappi prima bene che questo è il cammino della vita e questo è proprio il cammino della morte. A te la scelta, ma io ti aiuto e ti do questa possibilità nell'illuminarti. Ovvio che è tuo dovere accogliere questa possibilità e lasciarti illuminare, perché oggi l'ignoranza religiosa, consapevole o inconsapevole, è un grosso problema pastorale. Nell'omelia precedente
ho approfondito un altro aspetto, commentando la seconda lettura, cioè la parola di Dio ci illumina il senso e il significato profondo delle realtà che appaiono. Qui San Paolo dà una presentazione del mistero della Chiesa, non ripeto l'omelia di prima, completamente diversa, cioè dicevo prima, secondo voi che cosa pensa la gente della Chiesa? Che cos'è la Chiesa? Dico solo una cosa, poi il resto chi vuole approfondire sta già online, l'omelia precedente. La Chiesa, molto gente, il Vaticano, c'è il Vaticano dove ci sta questo posto un po' lusco, dove ci stanno tutti questi personaggi, questi monsignori che chi lo sa che combinano là dentro, le manovre che ci stanno, no? Ci sono tante leggende sulla Chiesa. Se uno approfondisce la seconda lettura, lì c'è la dottrina della Chiesa, corpo mistico di Cristo, ripeto, non ripeto come l'idea di prima, ma è una visione meravigliosa. Quindi la parola di Dio ci illumina il senso e la realtà profonda delle cose. E veniamo al Vangelo, dove vorrei fermarmi adesso un po', perché nel Vangelo troveremo almeno altre due, tre, tra le tante, scegliamo, caratteristiche di questa parola di Dio. Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi contiene anzitutto l'incipit, i primi versetti del Vangelo secondo Luca, dove San Luca fondamentalmente dice, parlando del suo Vangelo, ma ovviamente per estensione anche della parola di Dio, dice, la parola di Dio noi l'abbiamo anzitutto nella Sacra Scrittura. Dice, ma che è sta Sacra Scrittura? Che cos'è? Sarà affidabile? Non sarà affidabile? È fondata nella storia? Non è fondata nella storia? Chi l'ha detto che quello che è scritto nella Bibbia è vero? Saranno leggende? Saranno cose strane? San Luca dice, attenzione bene, io ho fatto ricerche e indagini accurate prima di scrivere su ogni circostanza, andando a cercare i testimoni oculari di quello che è accaduto fin dal principio. Quindi quello che io metto nero su bianco è storicamente fondato, attendibile e certo. Quindi cosa ci viene detto? La parola di Dio non sono favole inventate, ma sono informazioni vere, autentiche, verificate e radicate nella verità e nella storia. Chi conosce un pochino di storia, per esempio, sa che San Luca era un medico ed era persona molto colta. San Luca è la penna di San Paolo. San Paolo, a sua volta, non era uno sprovveduto. San Paolo aveva una cultura, per l'epoca, grossa, non indifferente, tant'è vero che le lettere di San Paolo in certi passaggi sono abbastanza ostiche da capire, sia per il greco che usa, sia per l'elevatezza dei concetti che tratta e che affronta. Luca la stessa cosa, il greco di Luca è un bel greco, è il greco maneggiato, diciamo così, abbastanza, in maniera abbastanza sciolta e scorrevole, da una persona colta che sapeva quello che faceva. Voi sapete che il greco ai tempi degli evangelisti era la lingua internazionale, come l'inglese oggi, solo che era la lingua internazionale conosciuta e parlata da una certa elite intellettuale, non tutti parlavano il greco. Va bene, questo è il primo aspetto. Quindi la parola di Dio non sono favole, ma è profondamente radicata nei fatti e nella storia, e quindi è attendibile. Seconda cosa, passiamo dal prologo a Gesù che comincia, dopo aver ricevuto il battesimo, ricorderemo, due domeniche fa, comincia la sua missione. Quindi prima comincia a muoversi un po' in Galilea, e appena comincia a muoversi, a fare cosa? Predicare, fare i primi miracoli, fare i primi esorcismi, le cose che faceva Gesù durante 3 anni di vita pubblica, riscuote immediatamente un grande ritorno di fama e a un certo punto ritorna a Nazareth. Che c'è tornato a fare a Nazareth? Perché ha scelto il posto dove è vissuto per andare a compiere un gesto molto significativo che ci fa capire un altro aspetto della parola di Dio, cioè ad annunciare, a leggere di sabato nella sinagoga un passo del profeta Isaia che era una profezia. Era una profezia riferita al Messia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Voi sapete che Messia in ebraico, Masach, significa ungere, consacrare, quindi
il consacrato del Signore è il Messia, in greco Christos, lo chiamiamo Gesù, Gesù Cristo, Christos in greco significa la stessa cosa, significa unto, consacrato. Chi era questo consacrato? Era colui che avrebbe portato la salvezza al popolo di Dio, facendo queste cose. Dio mi ha mandato ai poveri a portare il lieto annuncio, a proclamare la prigionia e la liberazione, c'è chi l'ha vista e rimettere in libertà gli oppressi, e Gesù afferma, oggi questa parola si è compiuta, cioè questo sono io. Allora, la cosa importante per quello che riguarda la parola di Dio qual è? La parola di Dio una volta che esce dalla sua bocca si compie. C'è un altro passaggio del profeta Isaia che dice, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano fino a quando non hanno fecondato e fatto germogliare la terra, così ogni parola uscita dalla mia bocca non ritornerà da me senza effetto, senza aver compiuto ciò che desidero e senza aver operato ciò per cui l'avevo mandata. Quindi la parola di Dio, a differenza della nostra parola, noi usiamo la parola, attenzione, per comunicare. Io adesso sto comunicando con voi, chi mi sta ascoltando sta recependo alcune cose che sto dicendo, però non è mio potere operare in voi quello che sto dicendo, cioè ve lo dico brevemente, se voi ci credete a quello che sto dicendo, mi ascoltate, mi seguite e è convincente, forse quello che sto dicendo lo porterete nel cuore, ci penserete un po' e magari ne attingerete qualche cosa da poter usare nella vostra vita di fede interiore, questo è il senso di nome di Dio, altrimenti no. Oh, con la parola di Dio non funziona così, perché la parola di Dio ha dentro di sé la capacità di operare e di infondere ciò che vuole. Domanda: come ha fatto Dio a creare l'universo e anche l'essere umano? Cosa ci dice il libro della Genesi? Dio disse sia la luce e la luce fu. Dio disse plasmiamo l'uomo e l'uomo fu. Dio disse siano operati i cieli e i cieli furono. Quindi la parola di Dio è efficace. Quindi quando noi la ascoltiamo, basta che ci abbiamo il cuore aperto, il solo fatto di ascoltarla con il cuore aperto, anche se noi non ce ne accorgiamo, produce in noi effetti ed esiti positivi. Perché non è semplicemente una informazione come la parola umana, ma è qualche cosa che è efficace intrinsecamente, capace di operare quando trova evidentemente un terreno fecondo che raccoglie. L'ultima cosa che approfondiremo la domenica, la settimana prossima, perché qui è appena accennata, è che la parola di Dio va annunciata così com'è, senza paura. Voi capite che Gesù, e qui San Luca lo spiega bene, per 30 anni aveva fatto una vita normale, attenzione che ieri dicevo andava a messa tutte le domeniche, prima non c'era la messa, c'era il sabato nella sinagoga. Il Vangelo ci dice entrò come suo solito di sabato nella sinagoga, quindi vuol dire che come ogni più ebreo tutti i sabati andava in sinagoga a celebrare la divina parola con tutta la comunità ebraica. Però immaginate uno che ha fatto per 30 anni, cioè dal Vangelo capiamo il falegname, una vita abbastanza ritirata, pur un po' strano perché a 30 anni non si era manco sposato, viene a dire io sono il Messia. Ma vi sembra una cosa, cioè noi umanamente parlando, cioè se voi fosse state lì, cioè fosse stati concittadini di questo, di questo giovanotto, di quest'uomo che dall'oggi al domani se ne esce, io sono il Messia, ci avremmo creduto. Sentiremo poi domenica prossima, no? Eppure Gesù, siccome era il Messia, ha annunciato il compimento di questa profezia senza preoccuparsi del pandemonio, lo vedremo domenica prossima, che questa cosa avrebbe provocato, lo vedremo domenica prossima. E il che ci dice? Che la parola di Dio, Dio ce l'annuncia senza sconti, noi dobbiamo accoglierla senza sconti e dobbiamo testimoniarla e trasmetterla senza sconti, cioè la misura di essa non è il gradimento e il consenso,
ma è semplicemente la fedeltà ad essa così come è uscita dalla parola del Signore. Domenica prossima avremo molto modo di approfondire questo aspetto, che è l'ultimo che oggi meditiamo. Buona continua riscoperta della parola di Dio a tutti e buona festa della parola di Dio a tutti. Siano lodati Gesù e Maria.